Ciao Topini, ho pensato di fare dei mini tutorial sulle fustelle che si usano per la Big Shot, in modo da darvi la possibilità di vedere che cosa si ottiene da ogni fustella. Spero che questa sia un'idea carina e che vi possa essere utile. Prima di iniziare con il mini tutorial di oggi, volevo spiegarvi un attimino che cos'è la Big Shot. La Big Shot è questa simpatica macchina che vedete qui e che è utilissima a tutte le scrapper, in modo perché ti dà modo di facilitare veramente il lavoro e anche di velocizzarlo in una maniera incredibile. Allora, la Big Shot serve a fustellare stoffa, feltro e cartone. E all'interno della confezione troverete questi due pezzettini di plastica che servono appunto per intagliare il tutto. Infatti, se vedete, le mie sono un pochino rovinate. Ogni tanto andrebbero cambiate, però vabbè, per il momento le mie si possono ancora utilizzare. E poi vabbè, oltre la Big Shot trovate questa piattaforma, una specie di libricino che vi serve per alcune fustelle in particolare, bisogna usarla. Niente, vabbè, la Big Shot è questa qui, ha una rotellina che io in teoria andrebbe attaccata, c'è un modo per attaccarla, però io per comodità la tengo staccata perché la ripongo sempre dentro una scatola, dato che non ho molto spazio qui in casa. E niente. Il prezzo più o meno si aggira intorno agli 90-100 euro. Io questa qua l'ho comprata all'Hobby Show di Milano, che c'è stato a marzo, e l'ho pagata 89 euro perché era in offerta, mi sembra che costava 99, però io non ho preso il feltro che davano in omaggio, quindi me l'ha scontata e me l'ha fatta pagare 89. Comunque, se volete, vi lascio alcuni siti qui sotto dove potete acquistarla. E niente, oggi partiamo, come avete visto dalle foto, su come realizzare questa girandola, che è carinissima. E per realizzare questa girandola bisogna utilizzare questa fustella qua, che io ho comprato da Timbro Scrap Mania. Poi, se volete, vi lascio comunque il link qui sotto. Niente, vi lascio al tutorial. Spero che questo tutorial vi sia utile e anche tutti gli altri a seguire, perché ne voglio fare un pochino, visto che ho già un bel po' di fustelle e spero di comprarne sempre di più, perché veramente sono troppo utili. Dimenticavo, il costo più o meno di ogni fustella si aggira a 19, 20, comunque non superano i 50 euro, poi dipende ogni negozio che prezzi fa. Niente, vi lascio al tutorial e per qualsiasi cosa potete contattarmi o per email o lasciandomi un messaggio sul sito oppure sul mio sito oppure qua su YouTube. Comunque nel box info qui sotto vi lascio tutto quello che vi può essere utile per contattarmi. Niente, vi lascio al tutorial, spero vi piaccia, un bacione, alla prossima, ciao!